Giornata rilassante, non c'è nessuno. Buongiorno. Buongiorno. Posso sedermi? Sì, sì. Grazie mille. Prego, prego. Mamma mia, che lunga camminata per arrivare qui, eh? Sì. Anche lei l'ha fatto? Purtroppo. O aveva la macchina? No, a piedi. L'aereo. Oggi, per rilassarmi un poco, ho comprato il giornale. Che vedo anche lei legge il giornale. Sì. Oggigiorno, fra poco, neanche il giornale possiamo comprarci più, perché la crisi. Vedi? Io ecco perché non compravo mai giornale. Crisi dappertutto. Oramai l'Italia sta cadendo a pezzi. Oramai non possiamo fare più i regali di una volta alle persone. Ho ragione. Oramai anche dei fogli costano tantissimo. Prima costavano 20 centesimi, adesso costano 50. Tutto raddoppiato. O triplicato. Quadruplato. Ah, comunque mi scusi, io sono Splaff. Frank. Le posso dare del tu, pure che dare del tu a delle persone significa dare fiducia a delle persone. Sì, sì. Anche se noi non ci conosciamo, però almeno. Sì. Per esempio, lei fa dei regali a sua moglie, ai suoi figli. Ha una famiglia lei? Sì. E le fa i regali a. Spesso. Che cosa diciamo proprio di regali? Che cosa diciamo? Un pacchetto di commosso. Per i suoi figli, penso. No, per mia suocera. Invece ai suoi figli e a sua moglie che cosa li fa? Dipende, gioielli, a mia moglie, ai miei figli, non so, devo ancora vedere. Ad esempio dei giocattoli come la PlayStation, queste cose qui. Sì. Sta arrivando anche il Natale. È vero, oramai dobbiamo fare regali ai nostri familiari. Io pensi che ci avevo i regali già dall'estate proprio, perché ho detto io il Natale me lo voglio fare, me lo voglio godere, non voglio andare in giro con tutta la gente che entra nei negozi e non posso comprare assolutamente niente perché è tutto finito. Sì. Così ho comprato dall'estate e mi sono tolto già il pensiero, tutti belli incartati. Bravo. Devo comprare soltanto il panettone e ho fatto tutto. Però vede, qua non nevica mai, cioè, non so, forse siamo troppo bassi, che dice lei? No, veramente qui nevica ogni anno. Nevica ogni anno, però siamo vicino a Natale e la neve io non la vedo. Cioè, lei la vede la neve? Sì, io la vedo. E dove? Dietro di me. È marrone quest'anno. Ah, è marrone. Quindi praticamente si alterna con le stagioni, un inverno sì. Marrone e un inverno bianco, quindi proprio, mamma mia. E ad esempio, in questo Natale andrà a sciare con i suoi figli? Non lo so, devo vedere. Io penso che già ci sono andato, ben 300 euro per comprare gli sci a mia moglie e a mio figlio. Che sappi che io ho anche un figlio. Sì. Mio figlio vuole tutto, voglio papà mi compri la PlayStation e gli ho comprato la PlayStation, papà mi compri il Nintendo Wii e gli ho comprato il Nintendo Wii e quindi proprio ho detto dai, soltanto che adesso è diventato grande, è diventato viziato e vuole tutto. È la vita. È la vita. Pensi che per questo Natale vuole la Ferrari e che ho fatto io, gliel'ho prenotata e gli compro una bellissima Ferrari. Bravo. Invece io c'ho ancora quella piccola Mini Cooper là. Mentre lui se ne va in giro con la Ferrari. Lei che macchina ha? Mi dica. Lamborghini Murciélago. E quando l'hai costato? No, sì. Sa, siccome pure io dovrei comprare la Lamborghini. Quindi voglio anche io fare una gara con mio figlio. Lamborghini contro Ferrari. Non vedo l'ora di vedere la faccia di mio figlio quando si ritrova davanti la Ferrari. Mamma mia. Sarò il padre migliore al mondo. Sì. Lei, ad esempio, si è sentito qualche volta il padre migliore al mondo? Sua moglie, i suoi figli l'hanno fatta sentire
un marito o un padre migliore al mondo? Sì. Quando, ad esempio? Adesso. Perché? Perché è così. Perché è così? Per fortuna che adesso c'è la crisi, guardi. Sui giornali i saldi 50%, se questo li vede mia moglie o mio figlio, vanno, mamma andiamo a comprare questo, sì, sì, sì. Perché ti dico, i tappeti persiani qui possiamo notare, qui, costano veramente molto. Guarda, saldi 50%. Mamma mia. Già. Ci manca solo che adesso ci mettono dietro una Lamborghini gigante con scritto meno il 99%, e allora è fatto. Sì, costa un euro. Almeno ci sta qualcosa del calcio. A lei piace il calcio? Sì. Di quale squadra tifa di? Ud Farakum. E di dov'è questa squadra? Italia. Lei è un pochino strano forse con le squadre, diciamo. Che una squadra che si chiama Utsveris, eccetera, nell'Italia proprio deve vedere chi ci sta dentro la squadra. Che possiamo dire, che possiamo dire? Oramai è tutto un dire, è tutto un dire, è tutto un magna magna. Si magna. Pensa che ieri ho visto al telegiornale rubano 50 euro per la crisi. Cioè, che cosa ci devo fare con 50 euro in questa crisi dell'Italia? Cioè, lei che cosa ci farebbe con 50 euro rubati per la crisi? Un pacchetto di gommose. 50 euro? Sì. Un pacchetto di gommose? Sì. 50 euro di pacchetto di gommose? Sì. Mamma mia. Scusi lei, c'è una giornata rilassante così, perché deve rompere proprio le palle? E che cazzo, sia un po' zitto e si legge il giornale. Ha ragione. Ma siccome ho trovato un coetaneo dove posso finalmente parlare, perché io qua ci venivo, non trovavo nessuno, ho detto, finalmente ho trovato un coetaneo. Ascolti, le ho detto adesso, in questo preciso momento, stiamo qui in Santa Pace, non c'è un cazzo di nessuno, stiamo leggendo il giornale, porca puttana, leggiamo sto giornale. Ha ragione, sì. Che cazzo. Fa bene a incazzarsi. Sì. Si incazzi però anche con la crisi, perché adesso potrebbe... Lei adesso non è disoccupato, ma domani potrebbe essere disoccupato. Ad esempio, lei che lavoro fa? Avvocato. Siamo quasi coetanei anche nel lavoro, io sono ragioniere. Fantozzi. Ad esempio, mia moglie rischiava il disoccupamento, ma siccome è stata brava nel fare il suo lavoro, ha detto no, lei deve stare qui, facciamo disoccupato un'altra persona, lei deve restare qui. Invece io per fortuna ho la sicurezza e non sarò mai disoccupato anche con la crisi. Per fortuna, per fortuna. Ho visto al telegiornale dei poveri di... Porca di quella puttana, ma proprio rotti coglioni. Cioè stiamo qui a leggere il giornale in santa pace, santo Dio, devo sta cagare il cazzo a me, ma vaffanculo lei. Le volevo dare la vigilia di Natale. Vaffanculo della vigilia. Va. Perché se ne va? Torni. Va a cagare. Perché se ne va? Aspetti. Aspetti. Venga. Che cazzo devo aspettare? Santo Antonio, sembra rompe coglioni questa, oh. Riprende il giornale. Riprende il giornale, sto paio di palle. Ma vaffanculo, lei sto giornale in merda. Ma che l'ho fatto? Che cazzo m'hai fatto? Ok, però buona vigilia. Vaffanculo. Arrivederci.